Il paradiso, spoiler 27 febbraio, insofferente, sanata un malore. Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con il paradiso delle signore. In onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.55 circa. Nel corso del prossimo episodio non potranno mancare nuovi ed avvincenti colpi di scena. La soap continua, quindi, a tenere compagnia ai suoi telespettatori offrendo momenti di grande tensione e suspense. In particolare, i riflettori tornano ad essere puntati su Matilde, la giovane donna. Per quanto abbia concesso una seconda possibilità a suo marito, non riesce comunque ad essere indifferente al suo collega, Vittorio. Tra i due c'è stato del tenero ed è difficile negarlo. Tuttavia, improvvisamente, irrompe una nuova figura che sconvolge ulteriormente gli equilibri all'interno del magazzino. Si tratta di una giornalista intenzionata ad intervistare a tutti i costi il giovane pubblicitario. Nel corso del prossimo interessante appuntamento con il paradiso delle signore, dopo aver lavorato duramente, finalmente i bozzetti di Maria per la nuova collezione sono pronti. Tuttavia, la giovane sarta non è del tutto convinta del suo operato. Pertanto, nonostante abbia ottenuto l'approvazione, bisogna soltanto procedere con la realizzazione dei prototipi. Puglisi si lascia sopraffare dai dubbi e non è più sicura di voler presentare i bozzetti al direttore. Nel frattempo, da quando è sopraggiunta Diletta, il clima è cambiato all'interno del paradiso. Soprattutto dopo che Matilde ha scoperto il pensiero di Vittorio nei confronti della giornalista. Per tale ragione, Frigerio risulta essere sempre più insofferente perché non riesce a mandare giù la presenza di questa donna. Intanto, Umberto riflette sui suoi affari e consiglia a Tancredi di rivelare anche a sua moglie i loro piani. Successivamente, Clara si rende conto del rapporto tra Alfredo e Irene. Per quanto quest'ultima neghi continuamente di nutrire dell'interesse nei confronti del magazziniere del paradiso, è evidente che, in realtà, vi sia una certa intesa che va ben oltre la semplice amicizia. Pertanto, la nipote di Don Saverio resta profondamente delusa, poiché aveva iniziato a pensare a Perico sotto un altro punto di vista. Nel frattempo, Ezio decide di fare una promessa a Gloria, è intenzionato a rivelare la verità a Veronica sul loro rapporto. Non può mantenere il segreto ancora a lungo. Tuttavia, proprio mentre sta per compiere una confessione così importante, accade qualcosa di imprevisto che gli impedisce di procedere. Gemma ha un malore improvviso e sviene, destando grande preoccupazione.